Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, buonasera a tutti. La peste, il contagio, non è certamente qualcosa di moderno, è qualcosa che rimanda a pensieri antichi, a fatti antichissimi. Pensiamo alla peste del 430 a.C., quella in cui morì Pericle, no? Gli ateniesi ovviamente avevano dato la colpa agli spartani di aver portato la peste in città. Poi dopo, a metà del 300, un po' prima, era stata data la colpa agli ebrei della peste che aveva, diciamo, flagellato l'Europa. È la stessa peste che però ci regalò il Decamerone, perché come ricorderete le 10 giornate sono 10 giornate in cui questi ragazzi si mettono, si chiudono dentro una villa e si raccontano delle storie, mentre fuori c'è l'ira di Dio. E lo stesso sta accadendo oggi, peraltro con una malattia francamente molto meno pericolosa. E allora... noi questa sera abbiamo titolato Il virus della paura. Perché? Perché la mia impressione, poi magari sentiremo anche voi, sentiremo anche il nostro ospite, è che quanto sta accadendo non è tanto un problema sanitario, ma un problema psicologico, un problema di raziocinio. Siamo dentro il panico, siamo dentro una situazione che ci ha fatto perdere un po' la bussola. Parleremo di questo, parleremo anche di politica, perché poi che cosa è successo? Che questa vicenda ha fatto scomparire tutto il resto, no? È come se nel mondo, o almeno in Italia, ma diciamo, non accadesse più nulla, eppure di fatti ne sono accaduti tanti, sono ovviamente scomparsi dalle pagine dei giornali, questa mattina il Corriere della Sera, la Repubblica, le prime 20 pagine erano tutte dedicate al coronavirus. Quando una persona comincia a leggere 20 pagine, alla 21esima è già stanco, insomma, per cui... tutto il resto è come se non esistesse. In realtà, invece, esiste come. Questa sera abbiamo come ospite, e ve la presento, molto gradita e la ringrazio, Eleonora Evi, buonasera. Buonasera. Eleonora Evi, l'avete già conosciuta qui da noi lo scorso anno, è deputata europea del Movimento 5 Stelle, è stata riconfermata alle elezioni che ci sono state lo scorso anno, nel marzo del 2019, E quindi, insomma, è al suo secondo mandato e a lei chiedo subito che impressione le fa questa paura scatenata da questo virus corona che viene dalla Cina. Tra l'altro lei è dentro, mi pare, anche teoricamente nel comitato che in Parlamento europeo si occupa di Cina. Sì, esattamente, la delegazione per la Cina. Mi occupo anche della Commissione Ambiente che... ci tengo sempre a ricordare, in Parlamento europeo è ambiente, salute e sicurezza alimentare, quindi le due facce della stessa medaglia. Quindi abbiamo anche avuto in audizione la commissaria alla salute, la cipriota Kyriakides della nuova formazione della Commissione europea. Che dire, sono d'accordo con le parole che ha usato. Siamo di fronte probabilmente a una grande sensazione di agitazione e di preoccupazione, magari a volte in qualche misura immotivata. Penso appunto alle scene dei supermercati e l'andare a fare la spesa per provviste di generi alimentari come se fossimo in carestia. Non è questo il caso. Sicuramente c'è un problema che non dobbiamo sottovalutare, un virus che si sta diffondendo e che è venuto dalla Cina e che sta purtroppo causando diverse vittime. Questa sera siamo arrivati alla 7ª vittima, mi pare di aver letto, e questo ovviamente è con moltissimi contagi. Questo ovviamente va affrontato come si sta affrontando, con la massima attenzione da parte delle autorità locali e nazionali. E io penso, anche quando qualcuno ha detto ma come tutti questi contagi, tutti questi casi proprio in Italia, dove noi abbiamo anche introdotto delle misure di prevenzione come il blocco dei voli aerei diretti, che è stata una misura comunque importante perché ha dimezzato di fatto gli arrivi e quindi il numero di vettori umani che potevano diffondere il virus,
È anche vero che il numero di controlli che sono stati fatti nel nostro paese sono anche di numero molto superiore rispetto ad altri paesi europei. Sì, ma il problema è che in Italia arrivano ogni giorno centinaia di migliaia di persone, cioè controllare tutti è fondamentalmente impossibile. Anche questa polemica, che poi ne parleremo, a me sembra veramente strumentale. Pronto? Buonasera Dani. Buonasera Gianni, buonasera. Le chiedo sempre, mi fa piacere che lei mi chiami, ma le chiedo sempre di parlare lentamente così riusciamo a comprenderla bene. Prego. Voglio dire che Di Maio e Conte devono ritornare a fare i pastori. Ho capito che lei vuole parlare del presidente Conte, ma non ho capito bene. Me lo ripeta per favore, che così Di Maio e Conte devono ritornare a fare i pastori. Non sono i Ho capito che lei chiede a Conte di mettersi da parte, perché se mi dica sì o no, secondo lei Conte ha agito male in questa situazione? Secondo me deve fondare il Partito Patriottico Italiano. Ho capito anche che lei tira in causa Salvini. Comunque grazie Gianni, grazie mille, buona serata, grazie. Ecco, che ne pensa di questa polemica? Cioè, qualcuno ha detto che la paura che ha scatenato questo virus e poi è stata ripresa e utilizzata da Salvini e che sta continuamente utilizzando in maniera un po' strumentale. Lei come la vede? Io francamente vorrei invitare tutti quanti all'unità e a mettere davanti quelle che sono quello che è l'interesse pubblico e l'interesse nazionale e la salute di tutti quanti i cittadini piuttosto che la polemica politica. Purtroppo bisogna riconoscere, ieri sera ho seguito anche oggi, insomma, la polemica, chi fa polemica, in particolare Salvini, mi sembra del tutto strumentale e fuori luogo in questo momento storico, anche perché mi sembra di vedere che i suoi due governatori di regione, Regione Lombardia e in particolare Regione Veneto, stiano lavorando con grande collaborazione con il governo, perché questo è ciò che bisogna fare oggi, ovvero spirito di collaborazione per affrontare insieme un'emergenza che è tale, che non bisogna appunto ingigantire, ma è tale. Quindi strumentalizzazioni politiche secondo me oggi sono totalmente... Sì, diciamo che anche Fontana ha detto ancora oggi che lavora benissimo col governo. D'altro canto sarebbe anche impossibile dire diversamente, cioè già la situazione è complicata, se poi si mettessero anche le varie forme, diciamo, i vari gradini dello Stato si mettessero l'uno contro l'altro, diventerebbe totalmente ingestibile. Ecco, ma secondo lei, lei che è nel Parlamento europeo, diciamo, lo sguardo dell'Europa su questa vicenda, qual è? Cioè, che cosa stanno pensando di noi e di quello che accade in realtà anche negli altri paesi? Allora, in realtà l'attenzione è alta, però bisogna anche ricordarsi e tenere sempre ben presente che il margine operativo dell'Europa è molto piccolo nel campo della salute pubblica, in particolare in interventi come questo. È proprio una competenza prevalentemente nazionale la gestione della sanità pubblica. L'Europa però ovviamente deve tentare di lavorare il più possibile all'unisono, quindi è importante la collaborazione, il dialogo tra gli Stati membri e cercare di avere insomma delle misure che possano essere più possibili comuni. Questo non è stato, obiettivamente non è stato, penso appunto alla misura dei voli. Sì, perché certo, ci sono, infatti, ognuno ha un po' agito a modo suo, esatto, diciamo. Ecco, ma questo secondo lei è un limite che andrebbe superato? Per me sì. Quindi si potrebbe in realtà fare qualcosa per superarlo. Sì. Pronto? Buonasera Dario, sono Vincenzo, saluto la sua. Buonasera Vincenzo. Non so come si chiama. Eleonora Evi, deputata europea del Movimento 5 Stelle. Non lo so che è in Europa, sì. Non sapevo come si chiamava. Sì. Dario, visto che parlate di paura, le do una notizia che ho saputo poco fa. Sì. No? Telefonando in Calabria dei parenti, sì. Mi hanno detto che dato che erano chiuse le scuole qui in Lombardia, sì. Insegnanti e bidelli sono tornati giù. Stanno pensando se chiudere le scuole domani pure in Calabria. Questa è la paura che... Sì, perché poi c'è una paura irrazionale. A Milano l'hanno messa in quarantena. Oramai non si capisce più la paura. D'altra parte non si può essere tranquilli come qualcuno dice, Dario. Come facciamo a essere tranquilli se non sappiamo questo virus
che cos'è veramente, da dove è arrivato, come... No, ma adesso posso... Io adesso ho letto ovviamente tantissime cose in questi giorni, ma il virus lo sappiamo che cos'è, un virus influenzale che provoca problemi respiratori e può portare anche a una polmonite virale. Il fatto che questo virus sia pericoloso, certamente pericoloso, ma non letale, è pericoloso ovviamente per le persone, purtroppo per le persone più anziane che hanno anche altre patologie, perché i 7 morti che si sono stati finora in Italia sono tutte persone che purtroppo avevano anche altri problemi. L'ultimo è morto a Como poco fa, sì, lo so, ma era in realtà arrivava da Codogno ed era una persona in dialisi, quindi era una persona con un quadro clinico già compromesso. Purtroppo, certo, diciamo, questo, però il panico, ecco, secondo me rimane ingiustificato. Io non so come la vede lei. Dario, ma non abbiamo trovato ancora il paziente zero. Sì, questo non è sappiamo certo. Il paziente zero cos'è, come è nato? Questo perché è un proprio altro allora problema. Tutto quel macello? Perché in Veneto quel macello in un punto fisso? Ma ecco, lì hanno capito forse probabilmente che nel paese, quello dove è scoppiato il, diciamo, nel focolaio del Veneto, c'è un contadino, ci sarebbe un contadino, un sessantenne che era stato a Codogno per ragioni professionali e quindi probabilmente ha portato... Ma qualcuno oggi l'ha smentito quello che lei dice, Dario? Questo diciamo, fino a poco fa era così, poi dopo sa... La protezione civile Borrelli mi sembra che l'ha smentito quel fatto. Anche di qua stiamo e sentiamo tutte le campane, ma non sappiamo, sì, perché certo, anche loro hanno tanti dubbi, non sanno darci delle risposte chiare, almeno così la vedo. Una delle cose che è emersa è che purtroppo il fatto stesso che ci sia stato il primo... paziente dentro un ospedale senza che in ospedale si accorgessero del coronavirus, questo purtroppo ha causato anche qui nel paese stanno aumentando i casi, Dario. Questo non le so dire perché so che c'erano due medici. Siamo la Pavia, quindi lo so, no? Sì, sì. Siamo la seconda provincia in Lombardia. Però praticamente succede che spesso si ammalano, quella pediatra di Pieve Porto Morone e orava lì vicino Lodi, sì. Se l'è beccato lei, gliel'ha passato, sì, al marito. Sì, no? Sì, sì, è proprio da... Arriva Nazzano sulla collina e due ammalati, esattamente. A Carlasco qualcun altro e via dicendo. Lo so. Cioè è una cosa che ci lascia... Sì, capisco quello che dice lei, che polmonite e via dicendo, però... Le polmonite mica l'attaccava uno con l'altro. No, questo è vero, perché è ovvio, la trasmissione, purtroppo questo virus è facilmente trasmissibile, quindi il contagio il pericolo di contagio è elevato. Questo sì, vabbè, questo è vero. Dario, vi lascio, non voglio rubare. No, tutto prego, grazie Vincenzo. Grazie, arrivederci. Ciao. Ecco, lei diceva appunto che in Europa non si riesce ad agire. Però per esempio sulla difesa non si agisce, sulla sanità non si agisce, cioè questa Europa continua a essere un'Europa dimezzata in qualche modo. È un'Europa che si è costruita nel tempo e che si è dotata appunto di certe competenze per volontà degli stessi Stati membri, e per volontà degli stessi Stati membri potrebbe ampliare appunto il suo ambito di azione. Io ci tengo, lavorando nel campo dell'ambiente, ci tengo sempre a ricordare come comunque il continente Europa è quello spazio in cui vigono le regole ambientali più ambiziose, più stringenti a tutela dell'ambiente e della nostra salute. Quindi questo è molto importante da ricordare, per ricordarci anche del valore, dell'importanza dell'Unione Europea, di ciò che già ha fatto, certo, storicamente. Poi c'è molto sicuramente, sì, da migliorare. Sì, tra l'altro diciamo che la nuova Commissione ha anche annunciato un 5 anni di politica ancora più verde, poi bisognerà vedere ovviamente se questo accade oppure no. Esatto. Pronto? Sì, pronto, sono Roberto da Montorfano. Buonasera Roberto, prego. No, niente, io volevo dire una cosa. Siccome lei ha detto che praticamente in altri paesi non è successo tanti contagi come abbiamo noi in Italia, io bisogna vedere se i controlli veramente anche là, come dice lei. Sì, certo, questo è vero, lei ha ragione, perché in realtà, come dice anche qualche virologo, in Italia adesso stiamo scoprendo di avere questo coronavirus in un numero peraltro sì elevato, ma non così elevato. Diciamo, altri paesi potrebbero averlo senza saperlo, perché siccome l'influenza non porta... Ma c'è da dire un'altra cosa però, che praticamente da noi sono arrivati molte più persone che in altri paesi, e forse dovevano stare un po' più attenti anche prima a fare dei controlli. Ma anche qui però vede, come si fa a controllare ogni giorno, per esempio, le faccio un esempio, quello che diceva anche il Premier Conte, no?
Ogni giorno dall'Italia entrano ed escono ai soli valichi di confine con la Svizzera, con l'Austria e con la Slovenia, cioè i valichi dei frontalieri, come li chiamiamo, 240.000 persone. 240.000 persone. E il controllo non si potrebbe certo, fare. Certo, allora come si fa a controllare? Arrivano in Italia ogni giorno, non so se non ricordo male, tipo 380.000 persone con gli aerei e non so neanche quante con i treni. Cioè, è vero, come però, si fa? Quello è vero, però se noi andiamo a guardare il discorso, no? Sapendo che c'era in giro sto virus, bloccare prima chi entrava, nel senso specialmente... Ma bloccare, i cinesi sono stati bloccati subito, almeno i voli dalla... non i cinesi, chiedo scusa, i voli dalla Cina. Poi ovviamente tutte le persone che magari erano state in Cina, poi si erano fermate in Thailandia o che so io erano andate in Australia, poi erano tornate in Italia, ma quelle come fai a fermarle? No, quello è vero, però c'è da dire che mi sembra strano che in giro di poco tempo... si è sparso così tanto velocemente purtroppo perché il problema, come dicevamo prima, è l'alta contagiosità del virus, perché il virus è altamente contagioso, questo è un problema. Però tenga conto che adesso, per carità, i numeri probabilmente saranno anche destinati ad aumentare. In Italia siamo a 230-240 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti, cioè stiamo parlando di qualcosa di infinitesimale. Poi dopo spero che non accada, adesso no, vedremo. Non ci sappiamo neanche come comportarci. Ad esempio, io c'ho una bambina che ha una malattia rara. Sì. Devo fare dei controlli molto. E questo io guardi, non glielo, francamente, io non sono un medico e non glielo so no, dire. Per l'amore di Dio. Certo, però è chiaro che anche noi capisco la preoccupazione, capisco la preoccupazione di chi si trova in queste situazioni. Ora so che, perché l'ho letto, che per i bambini fino a 9 anni, quindi dalla nascita fino a 9 anni, la mortalità fino adesso è zero, quindi cioè, non ci sono casi, cioè, ci sono casi ma quelli normali, ma quelli sì, che hanno patologie. Certo, infatti i bambini che, con eventuali patologie, questo non glielo so dire e non, ovviamente non azzardo alcuna risposta perché non sono un medico e non sono in grado certo, di farlo. Certo. Grazie, grazie, arrivederci grazie, Roberto, ciao, grazie. Ecco, vede, c'è questa cosa, c'è la preoccupazione. Cioè, oggi Marino Niola, che è un antropologo che insegna a Napoli, uno scrittore eccezionale secondo me, ha detto il virus della paura è quello che si diffonde con maggiore velocità. Cioè, questo è un dato di fatto. Sì, è vero. Probabilmente anche gli attuali mezzi di informazione, in particolare i social network e la rete, contribuiscono ancora di più al diffondersi di un certo allarmismo. Però ecco, l'invito che bisogna fare è seguire quello che viene riportato dalle autorità, dal nostro Premier, dai nostri ministri, dai governatori delle varie regioni che sono peraltro praticamente H24 a seguire e a monitorare la questione, quindi ci stanno informando di volta in volta e seguendo veramente da vicino tutto quanto. E quelle sono le fonti di informazioni a cui attingere prioritariamente. Il problema... Perché adesso volevo parlare anche con lei su questo rapporto tra la stampa e la politica, perché anche questo secondo me è un dato interessante su cui ragionare. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signor Dario, buonasera a tutti, mi chiamo Pagani. Buonasera Pagani, buonasera. Senta, io volevo un attimo riprendere il discorso che ovviamente la signora dei 5 Stelle non si è peritata di evitare. Salvini è strumentale. Sono stato io però a fare la domanda, adesso la colpa è mia. Due d'accordo. Io vorrei allora chiedere, se è strumentale, chiedere di fermare quelli che rientravano dalla Cina e controllarli. Quando i nostri presidenti di regione, Fediga, Fontana e Zaia, lo chiedevano, ci siamo presi dei razzisti, eccetera, e via discorrendo. È strumentale chiedere di bloccare gli sbarchi di clandestini che avete fatto riprendere alla grande, che vengono dall'Africa, e in Africa ci sono 5 milioni di cinesi che vanno avanti e indietro trasportando tutti i virus però, che vogliamo. Ecco, qui la fermo un secondo, perché diciamo, siccome i clandestini, come li chiama lei, sbarcano... Sono clandestini, senza documenti sono clandestini. No, non sono, cioè, su questo concetto poi dovremmo fare una trasmissione a parte, ma va bene, cioè, voi li chiamate, cioè voi intendo le persone... Io li chiamo clandestini. Li chiama clandestini, ma ovviamente non sono tali, nel senso che sono clandestini soltanto nel momento in cui dovessero rimanere... Vabbè, comunque lasciamo perdere, ecco, il problema è che dal signor Dario, chi entra in casa mia... senza dirmi chi è un clandestino. Okay? Va bene, comunque questa, diciamo, io sono di un'opinione diversa, però di chiamarli migranti. Però il problema vero, ecco, una cosa posso dire, penso
diciamo, è stato, è chiaro a tutti, il coronavirus non è stato portato da chi eventualmente è sbarcato dall'Africa. Ecco, questo, su questo come è sicuro. Fa a saperlo lei? Ma è molto semplice, perché che controlli gli hanno fatto? No, ma è molto semplice, perché siccome chi sbarca al sud, ovviamente, perché non si sbarca a Venezia, si sbarca a Lampedusa o che so io, ecco, è del tutto evidente, e siccome queste persone sono poi immediatamente controllate, insomma, tra la Sicilia e così. Signor Dario, che approva la temperatura e basta. No, cosa no, vuole che ma no, ma bisogna ho capito. Due tamponi al giorno per controllare. Ma non ci sono, scusi Pagani, poi dopo, per carità, ma queste persone non hanno contatti con le persone di Codogno, non hanno mai avuto contatti con le persone di Codogno. Lasci perdere, io... Quindi è del tutto evidente, no, ma glielo dico perché bisogna anche essere chiari su questo, è del tutto evidente che il coronavirus è arrivato seduto, tranquillo, in un aereo da qualche parte, ma non ha capisce? Importanza, vogliamo aumentare la casistica di rischio, allora facciamo arrivare mezza Africa senza controllarla, ma non... doverli mantenere, ci dobbiamo prendere. Guardi, pure i virus tra l'altro, che potenzialmente... La invito, mi lasci concludere. Certo, però la invito anche a seguirci tutta la sera, perché poi chiamerò un sociologo che insomma, ci racconterà alcune cose che sicuramente lei potrà contestare, ma sono sicuramente interessanti. Comunque la sua opinione è del tutto chiara. Mi adesso... permetta di concludere una cosa. Sì. Il blocco dei voli dalla Cina in Italia è una buffonata, perché i cinesi facevano scalo in Germania, in Francia, dalle altre parti, e rientravano triangolando le uscite. Quindi mi fanno ridere il signor Conte e i suoi amici. Va bene, caro va bene. Signor Dario. Va bene. Grazie. E la sua mentalità è da parte dei 5 Stelle, che ora che se ne vadano a casa. Va bene. Grazie Pagani, arrivederci. Ecco, il nostro amico Pagani, lei l'avrà capito perfettamente, è un sostenitore di Salvini. Però vede, poi torniamo sulla questione dell'informazione, cioè anche utilizzare, no, questo quanto sta accadendo in chiave politica, cioè quale riflessione le fa venire in mente? Al di là, appunto, lei diceva prima dobbiamo stare uniti, però in realtà c'è anche a chi non interessa questa cosa. Ma io non so, capisco che il nostro paese troppo spesso si lascia andare nelle famose tifoserie e quindi... polarizzare qualunque tema, qualunque argomento, anche per il gusto di, insomma, di litigare. Sì. E secondo me questo va bene fino a che si parla appunto di temi su cui non c'è da scherzare e su cui, come invece in questo caso, bisognerebbe... Cioè, perché il ragionamento, poi mi dica un sì o no, poi lo riprendiamo. Cioè, questo polemizzare sul coronavirus può essere utile per il consenso, secondo lei? No, assolutamente no. Anch'io lo credo, però evidentemente c'è qualcuno che la pensa in maniera diversa. Pronto? Buonasera Dario. Oh, buonasera, buonasera Carlo, buonasera. Saluto la sua gentilissima ospite, buonasera. La Ivi. Buonasera signorina. Comunque lei ha addolcito la pillola sull'Europa. L'Europa non è in grado di fare niente e non riuscirà a fare niente finché non avrà uno statuto ben preciso, coordinato e che tutti rispetteranno, tutti i vari stati, qui ognuno la dice la sua, vede la sua, anzi in questo momento forse a noi ci vedono come il paese più pericoloso d'Europa, perché noi come al solito siamo bravi ad avere i primati in Europa di tutto, abbiamo il primato del coronavirus, il primato del debito pubblico, abbiamo il primato delle tasse e della fiscalità, abbiamo il numero maggiore di parlamentari, abbiamo governi non eletti, abbiamo il primato della corruzione, abbiamo il primato della disoccupazione. Ma abbiamo anche il primato della cucina più buona, no? Negative. Ma abbiamo tanti primati, figuriamoci se gli altri paesi europei non ci attaccheranno, certo. Anche da questo punto di vista lo stanno già facendo. Ma certo, è ovvio. Che certo. Non abbiamo fatto controlli. Cioè questa la dice lunga, Dario, di che cosa siamo, cioè che cosa è questa Europa e di cosa noi siamo in un contesto. Però, ecco preciso. Carlo, la fermo un secondo, ma è convinto che noi abbiamo fatto pochi controlli? I controlli no, paradossalmente ne abbiamo fatti anche troppi forse. Perché le faccio una considerazione, no? Dario. Io vivo al confine quasi con la Svizzera, in un paese che si chiama Grandole d'Uniti, che è a 15 km da Lugano.
E ogni giorno da quella frontiera, cioè dalla frontiera di Oria Valsolda, transitano 8-10 mila macchine che portano 15 mila frontalieri in Svizzera. Lì controlli non c'è niente, cioè da lì può passare veramente chiunque. Ecco, allora mi chiedo, siamo noi degli irresponsabili oppure sono gli svizzeri degli irresponsabili, siamo noi? Non lo so, io mi faccio questa domanda. Bisogna sempre avere un minimo di coscienza critica e avere un certo tratto di responsabilità nel trattare determinate cose. Cioè, quando qualcuno pensa di trovare soluzioni facili a problemi difficilissimi, già crea un disagio, già parte in malafede. E chi alimenta questa cosa qui? Ah, se fossi stato io avrei fatto chiuso qua, chiuso lì. Ma di cosa sta parlando? Cioè, qui bisogna essere realistici, essere poco personalistici e soprattutto non tirare da una parte per un pugno, perché si riduce sempre a quella, Dario, cercare di trovare qualcosa per poter incrementare ancora il proprio... Ecco, ma secondo lei funziona questa cosa qua? Cioè, è possibile... No, alla fine non funziona più, Dario. Alla fine io penso che una persona responsabile di coscienza cosciente e normale abbia il rifiuto di sentire continuamente queste cose qui. A un certo punto si ha l'effetto boomerang, questo arriva ma non ritorna. È chiaro che però c'è da dire da fare però, dopo lascio perché... Sì, non si preoccupi. Il problema è che quello che ha fatto il governo Conte e tutta l'amministrazione di questo paese, cioè il governo, è stato quello di assuefare le persone dicendo non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, abbiamo in mano la situazione. Non è così, anche quello è un messaggio sbagliato. Loro dovevano semplicemente dire guardate, noi stiamo facendo tutto il possibile immaginabile, però possiamo anche aspettarci di peggio, punto. Bastano determinate frasi lineari per poter non creare poi degli alibi a chi alimenta certe cose. Grazie Dario. Grazie Carlo, saluti, grazie, arrivederci. Ecco, questa ultima riflessione è interessante, cioè si poteva forse evitare di dire abbiamo tutto sotto controllo quando poi dopo chiudono le scuole, chiudono i bar, si svuotano i supermercati? Ma sì, probabilmente una maggiore cautela nell'uso delle parole si sarebbe potuta utilizzare, ma è anche vero, e io ripeto, le misure di prevenzione che abbiamo adottato noi in Italia sono di gran lunga ma molto maggiori rispetto agli altri paesi europei. Non soltanto la questione del blocco dei voli, che ci tengo a ricordare e ribadire anche al telespettatore che ha chiamato prima, che comunque ha dimezzato il numero di persone che arrivavano in Italia, perché cancellare dalla i voli Cina diretti sempre. Dalla Cina, esatto, cancellare quei voli diretti significa che per forza le persone dovevano passare da altre parti, ma in numero, quindi sicuramente minore. Quindi abbassiamo il rischio di una diffusione. E la stessa cosa è avvenuta, per esempio, facendo il controllo della temperatura a tutti i passeggeri. Io che viaggio spesso appunto in Europa vi posso assicurare che non ho visto nessun controllo né in Francia né in Belgio, dove ci sono le due sedi del Parlamento Europeo, nei rispettivi aeroporti non c'era assolutamente nulla. Quindi né Strasburgo né Bruxelles Italia, succede niente. In Italia, su Milano, Linate, su Malpensa, Linate e gli altri aeroporti da diverse settimane i controlli della temperatura erano adottati. Va bene. Noi andiamo in pubblicità, torniamo fra qualche istante con la nostra ospite Eleonora Evi, deputata europea del Parlamento, cioè scusate, deputata europea del Movimento 5 Stelle, per continuare a discutere di quanto sta accadendo. 2 minuti e torniamo. Siamo tornati in onda, il virus della paura è il titolo della nostra trasmissione, parliamo di quello che accade, parliamo anche di politica, abbiamo con noi ospite Eleonora Evi, deputata europea del Movimento 5 Stelle, e stavamo parlando diciamo intanto dell'atteggiamento dell'Europa, di quello che succede. Abbiamo una domanda via WhatsApp di un nostro telespettatore che non si firma, però dice: buonasera, è legittimo ritenere che il virus sia probabilmente meno dannoso della psicosi da essa generata e poi l'economia sarà la vera vittima? Questa è una domanda interessante perché, diciamo, l'economia, ecco, in una situazione come quella che stiamo vivendo, con i bar che chiudono presto, le scuole, i musei, tutto chiuso, cioè l'economia rischia, anche molte aziende che chiedono ai lavoratori, per esempio, di fare il telelavoro,
Certo. Rischiamo grosso anche in questo caso. Certo, indubbiamente. Questo è sicuramente l'altro risvolto molto preoccupante di tutta questa vicenda del virus. E non soltanto appunto gli esercizi commerciali, ma tutte le aziende che vedono la loro attività bloccata, penso soprattutto a quelle nelle zone rosse, ma in generale tutto il territorio italiano, anche per quella questione peraltro appunto di immagine, di reputazione che potrebbe... Sì, perché oggi per esempio si parlava di un crollo per esempio delle prenotazioni turistiche. Addirittura oggi le ferrovie dello Stato, o meglio Trenord, ha registrato il 40% in meno di passeggeri sulle linee lombarde, il che significa in termini numerici qualcosa come 330.000 persone in meno oggi sui treni, che sono cifre impressionanti. Sì. E prevederanno e dovranno prevedere una risposta del governo. Del governo su questo, sì. E qui anche l'Europa magari una risposta potrebbe darla anche su questo. Pronto? Sì, buonasera, sono Nico da Como. Buonasera Nico, prego. Sì, volevo fare un piccolo intervento dicendo prego. Che la media dei morti normalmente è intorno al 2-3%. La cosiddetto coronavirus ha le stesse percentuali di altre malattie tipo la brucellosi o altre malattie importanti. Il fatto vero è che questo virus non è conosciuto la prima volta che si manifesta, certo, quindi c'è questa grande paura. Sì, e c'è anche un rischio di contagio molto elevato perché non c'è vaccino. Questo è vero, però tenga conto che in un anno in Italia solo di febbre si ammalano 5.000 persone e ci sono circa 300 morti all'anno. 8 milioni, di persone. Sì, sono 8 milioni le persone che hanno preso l'influenza e ci sono circa 10.000 morti, però soltanto 200... No, diciamo che sono di meno perché poi dopo ci sono tante morti. Sono soltanto circa 200 quelli che muoiono proprio solo per l'influenza, invece ci sono tante altre persone che hanno patologie diverse che purtroppo sono aggravate con l'influenza. Ecco, questo è... Certo. Sì, certo. Io volevo osservare però che da un punto di vista, come dire, dato tecnico peritale, questi numeri non costituiscono degli elementi di paura. Quindi bisogna sì circoscrivere gli ammalati, ma non le popolazioni. È un atto di forza che io non riconosco assolutamente, perché non si può pensare che esista un palazzo con una piccola ala rotta e tutto il palazzo inagibile. Questa è una follia conduttiva, cioè c'è un'ostentazione del fare che è assurda. Io questo vorrei rivolgere questa domanda. Lo chiediamo alla nostra ospite. Alla vostra gradita ospite, grazie. Cioè capire veramente di calibrare le cose. Certo, grazie. Ecco, il nostro ascoltatore dice, però questo è stato un atto di forza, cioè per esempio impedire alle persone di uscire da quella zona rossa o così, e secondo lui è stato eccessivo, cioè la cosa non andava gestita in questo modo. Lei come la vede? Da un lato appunto si è fatto troppo, dall'altro lato si è fatto troppo poco. Forse mi sento di dire che invece le misure che sono state prese siano giuste, perché sono anche commisurate comunque al problema. Cioè secondo lei prevale la prevenzione in questo caso rispetto a tutto il resto? Sì, c'è da dire anche che la politica in questo caso agisce sulla base di indicazioni che arrivano dai tecnici, perché non credo che siano scelte solo politiche. Esattamente, anzi, peraltro c'è un grande coordinamento anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che sta ovviamente monitorando le azioni che il governo sta mettendo in pratica e ovviamente le sta avallando. È chiaro. Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Buonasera, con sono chi parlo? Alba di Varese. Buonasera, signor Alba, prego. Ho un terribile sospetto. Sì. No? Adesso glielo dico. Siccome ormai l'economia non funziona più perché chiudono le fabbriche, non compriamo più niente perché non abbiamo più soldi, troppe tasse, tanti problemi che non si riescono più a risolvere, cosa c'è di più bello, visto che la guerra non si può fare, fa scoppiare una bella epidemia, così piano piano salta in aria tutto e dopo piano piano si ricostruisce. Tutto. La sua è una teoria del complotto non da poco, però. Io questo sospetto, ma tantissimo questo sospetto, perché sono andati in Cina, hanno detto abbiamo sistemato tutto e poi è scoppiata questa epidemia. Sentiamo quello che dice la nostra ospite. Grazie, signor Alba, grazie. Buonasera.
C'è anche chi pensa che sia un complotto. Lei cosa ne dice? No, assolutamente. Io sgombrerei il campo da questo tipo di ipotesi, perché, ripeto, la scienza è molto chiara, abbiamo evidenze scientifiche a sostegno di quello che sta succedendo, quindi insomma è un'emergenza, ripeto, come tale va gestita senza allarmismo, senza troppa agitazione e preoccupazione, però è un'emergenza, quindi noi la stiamo affrontando. Dicevamo prima l'Europa, no? Lei diceva appunto l'Europa potrebbe fare di più, per esempio mi parlava di questa agenzia del farmaco che voi avete proposto, in realtà per adesso non è stata... Perché diciamo l'Europa in alcuni settori, ecco, sentiamo, però dopo lei ci racconterà questa cosa, sì. Cioè in alcuni settori potrebbe agire con maggiore forza, probabilmente anche diciamo, tentando di mettere insieme paesi che spesso non dialogano su alcune questioni. Pronto? Buonasera Dario. Buonasera. Buonasera Gregorio, buonasera. Niente, io ho sentito i vostri discorsi, mi trovo totalmente in disaccordo. Mm. Di pure perché, non c'è problema, facci capire allora, il tuo disaccordo. Prima di ogni cosa si tratta di un virus, non di un'influenza. Mm. Quindi se non viene bloccato e si allarga, arriva qua a Como, non lo bloccano, metà della popolazione prende questo virus qua. Il virus, una volta che ha preso potenza, è difficile anche debellarlo poi, perché poi rimane ancora nell'aria e viceversa. Ho capito. Ci sono anche più morti. Cioè qui le precauzioni che quei 2500 cinesi che sono andati a fare lì la loro festa e che poi sono rientrati senza controllo e senza niente, questi bisognava metterli in quarantena, perché lo sapevano Dario. Cioè, questa qui non si tratta di un'influenza, è inutile che noi la mettiamo su un'influenza. Questa è una malattia che chi è debole muore. Mm. Può essere. Come mai è morto quel dottore cinese di 35 anni? È morto. Questo io non lo so, nel senso, purtroppo io non. Cioè, sai, anche perché lì dove è scoppiato appunto l'inferno, potremmo dire, cioè a Wuhan, come dici tu, il virus poi ha assunto una forza tale d'urto che noi non possiamo neanche immaginare, però questo io non so dirti, io non sono un medico, quindi non posso dare spiegazioni di nessun poi tipo. Poi sul fattore immigrazione, Dario, chiunque arriva qua, tu avevi mai sentito parlare della scabbia? Io erano anni che non sentivo parlare della scabbia e è ritornata la scabbia. La tubercolosi è ritornata la tubercolosi. Cioè noi qui, chiunque arriva in questo paese può far tutto, può delinquere, può andare a rubare le abitazioni. Cioè beh, io oddio. Pensavo che ci fosse un passo di cambio con 5 Stelle, io li ho votati, li ho votati per un programma, e questi si sono alleati con il nemico facendo tutte le cose all'incontrario. Le bollette sono aumentate in dismisura, ci stanno mettendo le tasse, l'economia sta andando a picco perché sono contro la gente che lavora, sono contro tutto e contro tutti. Le immondizie a Roma sono contro i termovalorizzatori. Poi mi devono dire come fanno le immondizie che non, adesso che non si può fare chiediamo alla nostra ospite che cosa pensa, diciamo, di questa tua considerazione. Grazie, ciao, grazie Gregorio, grazie, buonasera. E ha sentito il nostro telespettatore? Poi dobbiamo parlare dell'Agenzia del Farmaco, sì. Però rispondiamogli subito, cioè vi siete alleati col nemico, ha detto. Ma insomma, io ricordo che... anche il primo governo Conte è stato un governo che ha visto moltissime difficoltà, moltissimi ostacoli, e sicuramente non era il partner ideale. Nemmeno il PD, dal mio punto di vista, è il partner ideale per un governo. La nostra democrazia funziona così, il Parlamento, i governi si formano in Parlamento bisogna avere i numeri, e noi, essendo la forza politica con il maggior numero di seggi, avevamo la responsabilità di fare qualcosa, non potevamo stare con le mani in mano. Io sono comunque convinta che abbiamo fatto bene, anche perché, ma questo ce lo dirà soltanto la storia e il futuro e i prossimi anni, noi abbiamo lavorato tantissimo, anche se spesso non ci è stato riconosciuto, mettiamola così, dai media tradizionali, anzi con un grandissimo atteggiamento di attacco nei nostri confronti. Noi abbiamo portato a casa moltissime misure, dal mio punto di vista essenziali, che erano essenziali per il nostro paese, in particolare il reddito di cittadinanza, una legge anticorruzione, ma anche il decreto dignità.
E reddito di cittadinanza e anticorruzione e decreto dignità stanno dando già oggi i loro primi frutti. Quindi, insomma, secondo lei non è corretto, insomma, l'obiezione che fa il nostro telespettatore, insomma, è un po' da respingere secondo il suo punto di vista? Secondo me sì, nel momento in cui oggi vediamo a un anno e qualcosa di introduzione del decreto dignità, finalmente il precariato vedere una riduzione e un maggior numero di contratti a tempo indeterminato. Questo significa lavoro, lavoro stabile, vuol dire per le famiglie. Vediamo un reddito di cittadinanza e quasi 2 milioni di famiglie e quindi di persone, le famiglie sono circa un milione e 50 mila. Sì, anche se lì, diciamo, il giudizio di merito di alcuni studiosi, di alcuni analisti, non è unitario, ci sono differenti posizioni, però insomma ci mancherebbe, è chiaro che certo, per carità, ci mancherebbe altro, sì, l'evoluzione di questa misura. Oggi io mi porto a casa e sono molto contenta una nota positiva da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che valuta positivamente questa misura perché bisogna ricordare che il reddito di cittadinanza comunque è una misura, diciamo, di sostegno sociale che è un po' in tutta Europa, esiste un po' in tutta Europa, anche se in forme completamente diverse, forse anche questo è uno dei problemi, perché l'Europa potrebbe per esempio decidere di uniformare o in qualche modo dare un indirizzo preciso a tutti gli stati che per esempio per un reddito di cittadinanza che abbia una logica di tipo europeo. Poi dopo ovviamente nei singoli stati il costo della vita è diverso, per cui poi le condizioni non sono identiche, però insomma questo potrebbe... Certamente, ma una parametrizzazione sarebbe utile probabilmente. La stessa cosa che stiamo facendo per esempio per il salario minimo, è un qualche cosa che noi in Italia vogliamo introdurre fortemente, ci stiamo battendo anche in Europa e questa nuova commissione sembrerebbe essere intenzionata a lavorare su questo tema fondamentale, con le dovute ovviamente differenze. Sì, perché poi su quel tema lì l'Italia poi, diciamo, in Italia ci sono i contratti collettivi che hanno valore di legge, quindi anche quello c'è a monte una riforma da fare per il riconoscimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, però diciamo è un discorso che ci porterebbe molto lontano e che forse non è il caso di fare stasera. Noi andiamo in pubblicità, torniamo, dobbiamo dare di nuovo la parola all'onorevole Evi per raccontarci questa storia del farmaco, perché in realtà è molto interessante, ma prima però... se sarà possibile, ma mi auguro di sì, faremo una telefonata e parleremo con un docente universitario che ha scritto un libro molto interessante sulle migrazioni, ma ne parliamo soltanto fra pochi istanti. Siamo tornati in onda, siamo con Eleonora Evi, deputata europea del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di quello che accade in questi giorni e io ho il piacere di avere al telefono, e lo ringrazio, il professor Maurizio Ambrosini. Buonasera professore. Buonasera a voi. Ecco, mentre chiedo alla regia di alzare un po' il volume dell'audio in studio del professor Ambrosini, perché ho chiamato il professor Ambrosini? Perché... come avrete notato anche dal dibattito che c'è stato nei minuti precedenti, molto spesso questo stesso problema del coronavirus è stato associato alla migrazione, all'arrivo in Italia dei cosiddetti clandestini e così via. Ora, il professor Ambrosini si occupa di questi temi da sempre, è un professore ordinario di sociologia delle migrazioni all'Università Statale di Milano, ha scritto moltissime cose, ma soprattutto ha pubblicato in questi giorni un libro che è un piccolo compendio, se posso usare questa espressione, di tante sue ricerche, ma è un piccone, io lo definisco così, professore. Questo libro è un piccone che fa a pezzi, proprio in maniera brutale, tantissimi luoghi comuni. Ecco, vi faccio vedere la copertina di questo libro. L'invasione immaginaria, l'immigrazione oltre i luoghi comuni. Ecco, vedete, io non so dove mettere, eccolo qui in favore di telecamera, pubblicato dalla Terza. E le dico la verità, professore, io ho letto questo libro velocissimamente, perché tra l'altro si legge benissimo, no? E mi pare di aver... cioè, ho colto in questo libro, anche da parte sua, il desiderio di smontare proprio una serie di luoghi comuni e di dire alle persone... guardate, la realtà è molto diversa da come appare o da quella, insomma, che vi raccontano. Ecco, mi sbaglio o lei ha voluto certo. dare... Prego. Certo,
La ringrazio intanto di queste parole gentili. Ha colto molto bene l'obiettivo, l'intento di questo libro è quello di cercare di far parlare i dati e di dare una rappresentazione più oggettiva che cos'è l'immigrazione, l'immigrazione in Italia. Per dire alcuni elementi, in genere molti credono che l'immigrazione sia in drammatico aumento, non è così, è sostanzialmente stazionaria da 5 o 6 anni. Sì. Si pensa che l'immigrazione arrivi dall'Africa, che sia formata da giovani maschi musulmani, neanche questo è vero. Certo. L'immigrazione che vive in Italia è prevalentemente europea, è prevalentemente femminile, viene prevalentemente da paesi di tradizione culturale cristiana. Questo tra l'altro è vero per l'Europa in generale. Non è nemmeno vero che i profughi, i rifugiati siano il grosso degli immigrati o degli immigrati recenti. Rifugiati e richiedenti asilo sono il 5% del totale degli immigrati che vivono in Italia. Certo. Ecco, sono tra i 100 e i 120 mila. Ma io infatti, professore, mi ero segnato alcuni di questi luoghi comuni che il suo libro smonta pezzo per pezzo. No, il primo è che non è vero che i migranti fuggono dai paesi più poveri, perché in realtà dai paesi poveri le persone scappano da quelle in guerra, ma nel paese più vicino. Poi non è vero, come diceva lei, che bloccare i barconi significa fermare la migrazione, perché questo non è vero, in quanto i migranti arrivano soprattutto con i visti turistici e poi si fermano e rimangono nel nostro paese. Poi che i migranti sono appunto per lo più donne europee cristiane. Non è vero che siamo in presenza di un'invasione, perché oltre il 96% della popolazione mondiale non lascia il paese d'origine. E poi soprattutto che non è vero che gli immigrati rubano il lavoro agli italiani, anzi una maggiore incidenza del numero di lavoratori immigrati testimonia una società produttivamente più forte. Cioè lei nel libro dice proprio spiega il perché tutto quello che si racconta sull'immigrazione non è vero. Sì. Ed è molto importante sfatare dei luoghi comuni anche condivisi da chi vuole in realtà aiutare gli immigrati. Per esempio, l'argomento basato sul senso di colpa. Abbiamo sfruttato l'Africa, l'abbiamo colonizzata e quindi ora gli immigrati dall'Africa arrivano qui e dobbiamo aiutarli. Non è vero neanche questo, proprio perché gli africani sono qualcosa come il 20% del totale degli immigrati che vivono in Italia, ma il grosso viene dal Nord Africa. I migranti in generale vengono da paesi intermedi, non dai più poveri in assoluto, perché i più poveri del mondo non riescono nemmeno ad arrivare al capoluogo del loro distretto. Certo. Arrivare fin qui è un affare molto più serio. Quindi la graduatoria dei paesi per l'Italia, paesi da cui vengono gli immigrati, vede la Romania al primo posto, poi l'Albania, poi il Marocco, poi la Cina, poi l'Ucraina, poi le Filippine. Paesi appunto intermedi, non paesi dove si muore di fame per la strada. Sì. Lo stesso vale a livello mondo. Il più grande paese di immigrazione attualmente è l'India, seguito dalla Russia, dal Messico, dalla Cina. Anche questi paesi intermedi, anche paesi che si stanno sviluppando rapidamente. Certo. Un altro dei grandi temi, diciamo, lo slogan aiutiamoli a casa loro. In realtà le ricerche di economia dello sviluppo mostrano che in una prima non breve fase lo sviluppo di un paese suscita nuove migrazioni, perché c'è più gente che ha le risorse per partire, perché lo sviluppo apre le menti, fa aumentare l'istruzione, scatena nuove aspirazioni e desideri. Quindi dobbiamo aspettarci che quando un paese comincia a svilupparsi, per un 20 o 30 anni l'immigrazione aumenterà. E solo in un momento successivo, se le cose vanno bene, lei parla di una curva a campana in un grafico immaginario dove ci sono i paesi poveri, quelli medi e poi quelli ricchi, per cui diciamo in questa la parte alta della campana è quella proprio dei paesi intermedi, invece la parte bassa è quella dei paesi ricchi e quella dei paesi poveri, da cui ovviamente non si muove. Ecco, però mi viene spontaneo chiederle perché questo insieme di luoghi comuni si è affermato anche da un punto di vista culturale, della comunicazione, cioè perché nessuno, neanche chi ha l'obiettivo, chi avrebbe l'obiettivo politico di contrastare questo genere di informazioni, riesce a far passare un messaggio corretto, un messaggio legato ai numeri e non alle fantasie o alle speculazioni politiche?
Detto in una parola, secondo me alla base c'è la globalizzazione neoliberista mal governata. Questo ha suscitato inquietudine, ha suscitato ansia per il futuro, disagio anche in fascia della popolazione. Gli interrogativi, le paure hanno delle radici vere. Il problema è la risposta alle paure, cioè l'individuazione degli immigrati, in particolare degli africani, come capro espiatorio del nostro disagio e della nostra difficoltà soggettiva come società a uscire dalla situazione di crisi, di stagnazione in cui ci troviamo. Ecco, perché lei nel libro parla, a un certo punto usa un'espressione che mi ha molto colpito, cioè la xenofobia popolare. Cioè lei dice i confini non sono selettivi, cioè i confini sono selettivi e mirati, cioè i confini sono aperti per quelli che hanno i soldi e invece sono chiusi per quelli che i soldi non ce li hanno. Cioè noi contrastiamo in realtà non l'immigrazione, ma l'immigrazione dei poveri, perché la nostra cattiva coscienza ci mette di fronte a un problema che non possiamo risolvere. Ecco quindi che esplode quella che lei chiama la xenofobia popolare. Ecco, questa cosa mi ha molto colpito, cioè vuol dire che in fondo noi siamo, diciamo, il nostro atteggiamento non è un atteggiamento di apertura, noi, nonostante le parole che si usino, gli italiani brava gente, ma in realtà non è così forse, almeno nel, diciamo, più di in senso generale. Sì, non è neanche un atteggiamento di chiusura completa, come lei adesso ricordava. Cioè non siamo più il nazionalismo di 100 anni fa, in cui lo straniero in generale era un potenziale nemico. In realtà i cittadini di paesi sviluppati girano e circolano più liberamente di un tempo. Il problema coronavirus ha a che fare soprattutto con questa maggiore mobilità delle elite, di chi viaggia in business class, che i viaggi dei barconi. Infatti, scusi se la interrompo, un nostro telespettatore prima sosteneva questa tesi, appunto, che il coronavirus può arrivare con i barconi, ma in realtà non è così, no? Da quel che abbiamo visto è arrivato con la gente che viaggia in business class. Il coronavirus ha dei tempi di incubazione non lunghissimi. I rifugiati, prima che riescano ad arrivare alle nostre coste, devono attraversare il deserto, devono riuscire ad arrivare alle coste libiche, devono riuscire a trovare qualcuno che li trasporti. E come ai tempi di Ebola, i tempi di incubazione della malattia sono incompatibili con i tempi assai più lunghi dei viaggi degli africani. Ecco, un'ultima cosa le voglio chiedere e poi la ringrazio ancora. Lei chiude il libro con una frase che è molto bella. Lei dice che, diciamo, mi sembrano molto vere e utili le parole che dice: il senso di una riflessione su temi come questi, cioè quelli dell'immigrazione di cui parla, consiste nel guardare avanti in tempi difficili, preparando il terreno per decisioni migliori. Mi ha colpito perché sembra quasi disegnata su quello che sta succedendo adesso, no? Guardare avanti in tempi difficili, ma per disegnare, cioè preparare il terreno per decisioni migliori. Ecco, la politica oggi sembra in difficoltà su questo, cioè non riesce a guardare avanti, troppo avanti, non riesce a disegnare il terreno, preparare il terreno per decisioni migliori. Sembra ancorata al presente, sembra anzi ancorata, diciamo, al momento, all'istante. Ecco, questo forse è uno dei grandi problemi di oggi. Certamente, direi che invece di guidare l'opinione pubblica la segue. Questo è l'altro aspetto. Quindi i timori diffusi, le difficoltà di cui abbiamo parlato nel rapporto con l'altro, con il diverso, condizionano anche le scelte della politica. Guardiamo alle grandi difficoltà nel cambiare qualche tassello delle politiche migratorie di questo paese, non so, aderire al Global Compact, adeguare, quantomeno riformare gli aspetti più controversi dei decreti sicurezza, come ha richiesto il Presidente della Repubblica. Di fronte a queste scelte la politica attuale fatica. Certo, sta un po' così. Chiederemo poi alla nostra ospite in studio, l'onorevole Evi, anche qualcosa sul Global Compact, perché quando fu votato, insomma, il Presidente Conte sembrava più favorevole, mentre Salvini poi alla fine decise che non bisognava, diciamo, aderirvi. Io faccio vedere ancora la copertina del libro del professore Ambrosini, eccolo qui, L'invasione immaginaria, l'immigrazione oltre i luoghi comuni, pubblicato dalla Terza. Io la ringrazio moltissimo, professore, mi auguro di averla in futuro, quando pubblicherà magari un nuovo libro, ancora ospite della nostra trasmissione. Grazie mille, grazie. Grazie.
Grazie, arrivederci. Arrivederci, siamo in pubblicità. Il Global Compact, poi mi dirà sì o no, cioè mi dica sì o no, poi me lo spiega, sì o no, perché è rimasto lì, l'Italia diciamo, non ha aderito e alla fine siamo isolati su questo. Secondo me è stato un errore, dettato da sicuramente le pulsioni e la grande forza su questo unico tema che aveva l'ex ministro Salvini nel guidare il governo su questi temi, e quindi secondo me facendo perdere un'occasione all'Italia di giocare invece un ruolo importante all'interno dello scenario globale, perché quello era... è il luogo in cui cercare di guardare tutti insieme a questi grandi temi e lavorare in maniera più possibile. Sì, ricordiamo che per il nostro pubblico, perché io non l'ho detto, forse ovviamente ho dato per scontato, il Global Compact è un accordo che è stato firmato l'anno scorso, nel 2018, sì. tra quasi tutti i paesi europei per la ridistribuzione dei migranti, cosa che alcuni paesi ovviamente non hanno firmato, tra cui l'Italia e i paesi di Visegrad, ma c'è ancora, però mi dica solo sì o no, c'è ancora la possibilità per l'Italia di rientrare oppure no, secondo lei? Cioè la scelta che è stata fatta è stata una scelta che poi ci impedirà perché gli altri non vorranno farci rientrare oppure no? No, io credo che questo tipo di accordi siano in qualche misura aperti dal momento che non sono su scala europea ma sono su scala globale, sì, globale, quindi... e quindi hanno la possibilità, come altri accordi tipo l'accordo di Parigi sul clima che adesso è un po' messo in discussione soprattutto dagli americani. Esatto. Noi torniamo tra due minuti dopo la pubblicità. Siamo tornati, siamo in onda, 031-3300-655, il numero di telefono per le nostre chiamate, per le vostre chiamate, 335-7084-396. Volevo leggere un paio di messaggi che sono anche interessanti e poi dobbiamo dare la parola alla nostra ospite, l'onorevole Eleonora Evi, per parlarci dell'Agenzia del Farmaco che è rimasta lì sospesa, ma lo faremo. Pronto? Pronto, buonasera, sono Michele. Buonasera Michele, da dove chiama? Da Sesto San Giovanni. Da Sesto San Giovanni, prego. Ma guardi, io volevo dire, è già stato detto troppo sul virus. Sicuramente è stato detto molto, sono d'accordo con lei. Guardi, sì. L'unica cosa che mi è rimasta impressa è virus. Tutto il resto ha solo creato un gran confusione. Mi scusi, non ho capito, cos'è che... Un grande caos. Il caos, lei dice. Io veramente, non troppe campane, non c'è una voce univoca. Ognuno dice la sua. Sembrano quasi che uno dice, ma no, ma la mascherina non fa niente. L'altro, poi arriva l'altro subito e dice, ma no, la mascherina fa bene, no, ma quella lì fa bene. Sì, ho capito, cioè lei dice c'è molta confusione e questo in genera anche nelle persone un po' di smarrimento. Ma se le persone pensano e ragionano, cioè, e fanno dei discorsi, sai, non possono venire a dire... Abbiamo fatto questo, ma non preoccupatevi, abbiamo sì, fatto sì, no, quest'altro. No, ho capito perfettamente. Ho capito, Michele, ho capito perfettamente. Intanto la ringrazio e la saluto. Grazie, Michele, grazie. È abbastanza... è vero quello che dice, cioè le voci sono molto discordanti, però volevo leggerle questa mail, questi due WhatsApp, due messaggi. Uno è interessante, dice: buonasera, mi chiedevo se il virus a quest'ora se ne sia andato, visto che fino alle 18 non si era fatto vedere, i locali potevano rimanere aperti. Cioè, anche questa diciamo, è una battuta, però in realtà non ha torto il nostro... Cioè, fino alle 18 i bar stanno aperti, per cui anche se ci sono 300 persone in un bar non succede niente. Poi dalle 18 in avanti succede... Cioè, questa, ecco, sì. Come commenti? Cioè, diciamo... Sì.
tutte misure per ridurre la portata del rischio e quindi comunque la percentuale di possibilità di diffusione e di contagio. Tutte misure per cercare di contenere il più possibile. Poi è vero, fanno un po' sorridere perché, si parlava anche prima, questa ordinanza è per i bar, ma non per i ristoranti. Sì, non per i ristoranti, per comunque, esempio. Sì. Anche questo... A prima chito fa un po' sorridere. In realtà c'è una motivazione che io credo sia appunto quella di comunque cercare di ridurre il più possibile nel quello che sono comunque le... Sì, perché in teoria nei ristoranti ci si siede, cioè c'è magari maggiore distanza tra l'uno e l'altro, invece nei bar si sta un po' pressati, però vabbè. Poi un altro spettatore dice, è tutta una questione di politica, i prezzi sono saltati alle stelle, i negozi chiudono, la gente muore. Cioè, qui torna un po' quella idea che diciamo di quello che diceva prima la signora che ci chiamava da Varese, cioè un po' l'idea del complotto. Cioè, non lo so se questo sia vero o non vero, cioè, perché io non lo vedo, diciamo, qualcuno addirittura ha anche detto, l'hanno portato apposta, non faccio, però mi sembra veramente fantascientifico. Parlavamo del farmaco, voi avete proposto questa agenzia del farmaco a livello europeo per fare che cosa? Allora, più che un'agenzia sarebbe una casa farmaceutica pubblica, perché noi abbiamo già come Europa un'agenzia europea per i medicinali che già si occupa di approvare, di dare pareri scientifici sui vari farmaci da autorizzare in commercio in Europa, ma una casa farmaceutica pubblica sarebbe un qualche cosa che potrebbe lavorare su tutte quelle patologie rare o che hanno poco, sulle quali c'è poco interesse da parte delle case farmaceutiche tradizionali, che hanno chiaramente un obiettivo anche di profitto e quindi di fare un certo business rispetto ai prodotti che devono vendere ai pazienti, mentre invece una casa farmaceutica pubblica europea potrebbe mettere insieme le forze degli stati membri dell'Unione Europea e cercare di lavorare molto di più sulla prevenzione e anche sulla ricerca. Quindi, quindi qualcosa che sia slegato, diciamo, dal business più strettamente economico-finanziario, qualcosa che possa lavorare, ovviamente sostenuta dagli stati, su determinate questioni che sono magari poco appetibili per chi deve vendere un farmaco, ma che invece comunque sono abbastanza importanti. Sono comunque importanti perché ci sono tutta una serie di patologie che oggi hanno o pochissima ricerca, perché non ci sono appunto ancora soluzioni, ma che ovviamente dovremmo trovare. Sì, però io ho letto anche, leggevo anche appunto a proposito di questo virus, che non è così scontato poi che si produca il vaccino, perché poi un vaccino, per produrlo poi bisogna anche venderlo, e quindi non è detto che poi questa influenza finisca, per cui poi questo vaccino nessuno lo venderebbe, allora tu dovresti investire moltissimi soldi per la ricerca e poi dopo a vuoto. Ecco, questo potrebbe essere un altro problema. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, con chi parlo? Sono Maurizio, provincia di Lecco. Buonasera Maurizio, io la sento pochissimo, non so se in regia mi hanno abbassato l'audio, prego. Sì, volevo dire, io vi seguo da pochissimo. Sì. Però ho sentito due o tre telefonate, anche due o tre suoi sì, commenti di gente che scrive. Saluto l'ospite. Sì, che... Eleonora Evile, deputata, eurodeputata del Movimento 5 Stelle. Sì, ok. Che io ho votato, va bene. Volevo dire che qui gli italiani sono un popolo un po' così. Perché dicono che non c'è chiarezza, non c'è qui. Il Ministero della Salute ha dato 10 punti da seguire. Il problema è che in Italia non si segue niente, no? Facciamo anarchia totale. Per esempio, la storia dei bar delle ore 18 può darsi che sia, come penso io forse, siccome è stato tolto il divieto dell'alcotest, cioè si può guidare ubriachi dopo in questo periodo, allora chiudiamo i bar prima in modo tale che la gente non si ubriachi. Questo però dove l'ha letto? Perché io francamente dico la verità, non ho letto che si possa guidare ubriachi. Questo... No, è stato tolto che la polizia non può fare l'alcotest e questioni di sicurezza e di igiene. Ma non so, io questa le dico la verità, questa non l'ho letta, però per carità non mi sembra. Sì, però voglio dire anche a chi ascolta di ogni tanto di sviluppare un po' il cervello, perché io ho questa idea: se il governo e i politici dicono che è successo 10,
per me minimo minimo è già successo 100, se non 1000. Ah, addirittura, quindi anche lei vede, diciamo, una politica che tende a minimizzare per non allarmare troppo i cittadini. Sì, sì, e poi se la gente va a fare la spesa e vede i prezzi aumentati, chiama la Guardia di Finanza, così interveniamo sui furbetti. Certo, questo sì, questo va bene. Va bene, grazie. Io lavoro in un supermercato e... Lei lavora in un supermercato? Sì. Ma ha avuto anche lei l'assalto al supermercato? Ma l'assalto come nei... perché noi siamo un paesino, non c'è stato l'assalto come è, però c'è stata gente però che... c'è stata molta gente che sì, ha fatto, che... diciamo, ha comprato più di quello che avrebbe dovuto comprare. Ma sa perché? Perché gli italiani ormai quando hanno un problema, per risolverlo cosa fanno? Mangiano. Invece di scendere in piazza a protestare, mangiano. Ho capito. Va bene. Capito? Grazie, ciao. Michele. Questa è una buona affermazione. Grazie, arrivederci. Ecco, però le faccio una riflessione. Anche Michele, vede, comunque ha una critica alla politica. Cioè la politica ha perso un po', anzi non un po', tanta di quella credibilità che forse una volta aveva e adesso non ha più. Cioè, perché lui dice, ma la, sì, però se dicono 10 in realtà è 100 o 1000. Cioè, anche il nostro telespettatore non è convinto che tutta che la realtà sia, diciamo, quella vera. No, beh, insomma, io penso... penso che assolutamente in questo caso la trasparenza e l'obiettività siano prevalenti e quindi il dato che viene fornito dalle... sia dal governo che dalle autorità locali sia corretto e sia... Cioè lei dice non barano, in questo caso non bara nessuno, anche perché sarebbe irresponsabile barare. Assolutamente, anzi a me pare che appunto le misure che siano state prese e che sono secondo me adeguate e che per molti invece sono anche addirittura troppo blande facciano insomma... Sì, ecco, diciamo che è curioso come alcuni dicano è troppo e qualcuno dica è troppo poco, ecco, forse... Probabilmente in questo senso bisognerebbe avere fiducia nei centri decisori, che sono centri sì politici ma anche tecnici, però rimane da parte di tante persone scetticismo e incredulità, perché dicono sì, ma siccome non si fidano della politica non si fidano neanche delle decisioni che prendono. Questo lo posso anche capire, perché obiettivamente la politica ha dato prova negli anni passati in particolare non ha dato buone prove di sé, quindi alla fine la gente in qualche modo può giustificare questo suo scetticismo. Noi torniamo tra 2 minuti per l'ultimo blocco più breve della nostra trasmissione con la deputata europea Eleonora Evi e con le vostre chiamate. A dopo. Siamo di nuovo in onda, siamo con Eleonora Evi, eurodeputata del Movimento 5 Stelle. Abbiamo pochi minuti, volevo farle anche una domanda sul Movimento 5 Stelle, perché diciamo in questa fase per capire un po' dove va il Movimento 5 Stelle. Pronto? Signor Dario. Sì, signor Pagani. Potrei confutare un attimo le teorie del signor Ambrosini? Io le do 30 secondi, perché lei sa che... mi lo dica. So, però... ho sentito delle cose macroscopiche. Dunque dice questi attraversano il deserto e quindi se avessero la malattia... I signori sono parcheggiati per mesi e mesi in Libia e fanno tempo a prendersi tutte le malattie del mondo. Poi si però in Libia non c'è il coronavirus, Pagani. In Libia non c'è. Ma lo sappiamo, perché altrimenti si saprebbe. Cioè in Libia non guardi, c'è. Allora se lei ha queste certezze la cosa cade. Però io invece non le ho queste certezze. Va bene, va bene. E in Africa non si sa cosa c'è. Ma no. Non ci sono controlli per la diagnostica. Ma si quindi sa. Può essere dappertutto. Va solo bene. Che fa comodo raccontare queste storie e basta per la maggiore. Va bene, va bene. Va bene. Prego, grazie Pagani, grazie a lei. Arrivederci, grazie. Volevo dirle appunto, farle due domande anche sul Movimento 5 Stelle. Intanto... diciamo, quando è che farete gli stati generali del partito? Perché dovevano essere adesso, ma poi sono stati rinviati.
Sì, esatto, adesso la data dovrà essere rivista proprio insomma, a causa di quello che sta succedendo. Abbiamo anche peraltro diversi appuntamenti elettorali che avrebbero comunque forse fatto slittare un po' più avanti. Io spero però che avvengano presto e non troppo in là nel tempo, perché abbiamo veramente bisogno di un sano dibattito interno per rivedere la nostra organizzazione e darci degli obiettivi chiari e non perdere più la bussola come forse abbiamo fatto alcune volte in questi anni. Ecco, a proposito, perché diciamo, si parla di, appunto, di rifondazione del Movimento 5 Stelle a partire da un ticket, cioè una co-direzione, una co-presidenza, chiamiamola, non so come possiamo chiamarla, di Alessandro Di Battista e Chiara Appendino. La convince questa cosa? Perché diciamo, il gruppo parlamentare sembra molto scettico su questo tipo di opzione. Io devo dire che la vedo molto positivamente. Se questa dovesse essere una strada, quello che ritengo però imprescindibile è che la nostra organizzazione, la nostra struttura e noi come movimento, quindi dotarci finalmente di una struttura che sia però il più possibile collegiale e democratica, e cercando di prendere spunto da quelle che sono le esperienze migliori e più innovative al mondo. Noi siamo un po' questo, io ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle fosse questo, grazie all'uso degli strumenti sul web come la rete, come la nostra piattaforma Rousseau, la partecipazione dal basso. Ecco, noi abbiamo portato già tanta innovazione nella politica, dobbiamo non fermarci oggi qui e guardare però a quelli che sono gli altri esempi più virtuosi in termini proprio di organizzazione di un movimento o partito politico. Per appunto garantire la più alta partecipazione e democrazia. Quindi mi aspetto appunto una guida collegiale. Ma non sarebbe più semplice, diciamo, riconoscere la leadership del Presidente del Consiglio? In fondo il Presidente del Consiglio è stato scelto dal Movimento 5 Stelle, era tra i ministri indicati in un potenziale governo dei 5 Stelle. Si è affermato come leader, non sarebbe più semplice riconoscerne oggi la leadership? Ma penso che sia lui stesso che non Però non lo so, perché lui ha questo atteggiamento sempre un po' di understatement, cioè lui tende sempre a non essere... Però insomma, le chiedo, cioè lei come lo vedrebbe invece Giuseppe Conte a capo del Movimento 5 Stelle? Non credo che sia un'opzione. Secondo lei non funzionerebbe, oppure non è un'opzione nel senso che non ci pensate? Io personalmente non ci penso, non lo vedo, non so neanche se appunto ci possa essere la disponibilità eventualmente da parte dello stesso Premier. Penso che la formula adottata fino ad oggi sia invece giusta così, abbia funzionato, sicuramente una persona di altissimo livello e di grandissime capacità e competenze, però non penso che potrebbe essere la persona giusta alla guida del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo bisogno di una persona che possa incarnare nuovamente un po' lo spirito iniziale del movimento. Ecco, adesso ci sono le elezioni regionali, ci sono anche elezioni in qualche comune importante. No, io le leggo quello che ha detto a questo proposito Massimo Bugani, che è consigliere comunale a Bologna, ma è stato ed è uno dei leader del Movimento 5 Stelle ed è stato anche un socio di Rousseau. Lui dice: se vuoi essere credibile, prima stacchi la spina al governo e poi gridi basta alleanze, oppure ti rimbocchi le maniche e valuti in ogni regione, in ogni comune, quali forze possano darti una mano a portare avanti il tuo programma, esattamente come fai in Parlamento, perché questa è la politica. Cioè, lei pensa ancora che sia necessario per il Movimento 5 Stelle rimanere ancora, diciamo, inchiodato al nessuna alleanza, oppure è venuto il momento, visto anche l'esperienza di governo, di provare a vincere qualche elezione regionale e quindi di mettersi alla prova anche nel governo del... Perché per esempio adesso ieri è stato eletto il senatore Sandro Ruoto, che è un collega, un giornalista, nel collegio di Napoli, ha votato solo il 10% delle persone, sono elezioni suppletive, però anche lì, diciamo, centrosinistra e il Movimento 5 Stelle non sono riusciti a trovare un candidato comune e i 5 Stelle hanno perso il seggio dopo la morte del senatore che era stato eletto nel 2018 a favore della sinistra. Cioè, non sarebbe il caso di ripensare a questa strategia? Sicuramente questo sarà un tema di dibattito, di discussione, di approfondimento durante i nostri stati generali. Io penso però che a livello locale e regionale, quindi in particolare,
siano soprattutto i territori a dover decidere, perché ogni territorio è anche diverso, ha vocazioni diverse, ha storie diverse e in alcuni casi probabilmente potrebbe essere utile cercare delle convergenze con altre forze politiche, in altri contesti invece potrebbe essere più giusto continuare una battaglia da soli. Io credo che sia arrivato il momento, diciamo, di fare questo tipo di ragionamento, ma proprio per dare in quello che è il nostro spirito il più possibile la voce ai territori. Noi siamo un momento che parte dal basso e io vorrei che questa decisione abbiamo ancora tre WhatsApp. E uno non si firma, questo telespettatore dice: i politici dicono che tutto è sotto controllo, ma non è che forse è tutto invece fuori controllo? Questa è una domanda che si fa il nostro telespettatore. Un altro dice: darci degli obiettivi chiari, ma che sparissero dalla circolazione, ma come si fa a stare a sentire queste cose? Niente, questo telespettatore evidentemente non ha apprezzato, diciamo, alcune cose che sono state dette. Ecco, lei in questi anni di politica ha avuto la sensazione che qualcosa è cambiato nei confronti del Movimento 5 Stelle da quando lei ha iniziato ad oggi? Cioè che l'atteggiamento, per esempio, dei cittadini, degli elettori sia cambiato, come per esempio questo cittadino che poi dice: ma come si fa a stare a sentire certe cose? Ma sì, certo, noi abbiamo dato prova di non essere una forza politica che insegue il consenso e su questo penso che possa essere riconosciuto da tutti. Ma è stato un errore oppure è un pregio o un difetto? Secondo me comunque è stato un pregio nonostante i tanti errori fatti, e io qui lo dico e lo ripeto, errori sia politici che nostri interni. Sono stati fatti diversi errori che abbiamo e stiamo pagando. Però è anche vero che abbiamo, secondo me, oggi peraltro, con questi stati generali, la possibilità di rimettere un po' in ordine le cose e cercare di tenere, come si suol dire, la barra dritta e quindi ritornare... Ma ha sentito quindi che qualcosa è cambiato nei confronti dei cittadini, cioè anche nel dialogo con i cittadini? Onestamente, io personalmente non più di tanto, forse anche per i temi di cui mi occupo, legati all'ambiente, al clima, e oggi questi sono temi fortunatamente in cima all'agenda politica sia nazionale che europea, e dove c'è tanto interesse, e quindi su questo non ho notato una grande... Ma in generale sul Movimento 5 Stelle l'allontanamento o la disaffezione si percepisce... Però lei dice magari si può anche rimediare facendo... Tornando, io me lo auguro, l'importante è che noi rimaniamo anche noi stessi, cioè noi rimaniamo noi stessi e non ci perdiamo. Sì, sì, no, questo lo capisco. Un'ultima cosa, perché poi abbiamo finito. Lei adesso, terminando questo mandato parlamentare, poi non potrà più essere eletta, no? Quindi cosa farà poi lei? Secondo lei è giusta questa regola? Perché... Io dico, la sua esperienza, come poi la metterà a frutto, per esempio, nel paese o anche nello stesso movimento? Noi abbiamo sempre criticato il politico di professione, quindi colui che di fatto lavorava solo per mantenersi la poltrona, e questo secondo me è assolutamente stato un male per il nostro paese, e darci delle regole che siano più ferree può essere molto utile per garantire invece quell'atteggiamento giusto nel ricoprire dei ruoli istituzionali così importanti. Vedremo nel però nel l'esperienza futuro, ha un valore, cioè io quello ha che un dico io assolutamente è che può rimanere al servizio, però. Appunto, però insomma, perché anche le assemblee parlamentari con persone che sono sempre nuove, che sono sempre prive di quell'esperienza che invece è utile, secondo me è un limite. Io credo che non si debba mantenere una poltrona a vita, come si suol dire, però non trovo neanche del tutto giusto, corretto, fermarsi quasi immediatamente, perché la politica comunque è un percorso lungo. Ecco, questo però non so, perché lei adesso nel secondo mandato avrà sicuramente un modo di lavorare molto meglio rispetto al primo, perché ha imparato i meccanismi, però finito poi dopo non potrà più far nulla. Ho imparato e ho fatto bene, potrò mettere le mie competenze al servizio comunque del movimento o della forza politica a cui appartengo, in modo tale da comunque dare il mio contributo. E questo secondo me può essere fatto in molti modi. Va bene. Io ringrazio Eleonora Evi, che è stata con noi questa sera, ringrazio i nostri telespettatori. Abbiamo parlato poco, di politica come nostra tradizione, molto ovviamente di quello che sta accadendo con il coronavirus.
Vi do appuntamento alla settimana prossima, non so quello che succederà perché ovviamente qua andiamo avanti di giorno in giorno, vedremo e nel frattempo auguro a tutti una buona serata, a lunedì prossimo, grazie. Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.